Da poco passate le 8, mercoledì 9 di settembre, mercoledì quindi appuntamento con le proposte di lavoro, le offerte di lavoro in questo caso che riguardano la provincia di Torino. Carta e penna in mano, diamo intanto il buongiorno a Domenico Audisio, responsabile del centro per l'impiego di Rivoli. Buongiorno carissimo. Pronto? Che ci stanno ascoltando, pronto? Pronto, buongiorno, buongiorno Domenico Audisio. Pronto, mi sente? Sì, pronto? Benissimo, buona mattinata. Mi sente buongiorno. Lei? Sì, la sento non molto, molto chiaro, ma è sufficiente. Va benissimo, per cui, anche buongiorno perché... anche lei e tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento. Ecco, anche perché non è importante ascoltare me, quanto piuttosto la sua voce. Allora partiamo con la prima offerta di oggi, va bene? Assolutamente, oggi abbiamo selezionato 5 offerte, partiamo da un profilo di promoter, uh-huh. Praticamente si cercano 10 promotori per un'azienda operante nel settore di organizzazione eventi e cercano 10 addetti vendita a un'attività di promozione vendita al dettaglio di vini presso dei club sportivi, fiere e eventi di degustazione. Uh-huh. Praticamente si richiede una scuola media superiore come formazione e preferibile esperienza nella vendita. È un lavoro un po' particolare, il contratto è occasionale, però comunque è un'attività abbastanza richiesta in questo. Ecco, momento. Domenico, potrebbe andare benissimo, ad esempio, per chi vuole arrotondare già su uno stipendio o chi studia, sì, ad esempio. Per studenti che hanno finito, le scuole che pensano di avere il taglio della promozione, ecco, potrebbe essere, una buona opportunità per misurarsi in questo tipo di attività, ecco. Benissimo, interessante. Ecco, in questo caso l'offerta, il curriculum bisogna portarlo dove? A Torino, al Centro per l'Impiego di Torino, in via Bologna 153, e il luogo di lavoro è tutta la provincia, Torino e provincia. Mm-hmm, va benissimo. La scadenza è il 26 di settembre, quindi c'è ancora tempo per prenotarsi e cercare di fare questo tipo di esperienza. Ecco. Benissimo, 10 promoter, quindi passiamo alla seconda proposta di lavoro che arriva oggi dalla provincia di Torino. E adesso qual è il profilo ricercato? Sì, un profilo completamente diverso perché parliamo di settore meccanico e il profilo ricercato è un montatore macchine industriali. Requisiti richiesti, le persone devono avere un'esperienza di almeno 3 anni nel ruolo e ottima conoscenza degli strumenti di misura della meccanica e l'uso di macchine utensili tradizionali, torni, le fresatrici, trapano, colonna e altri di settore, ecco. Uh-huh. E, contratto a tempo determinato con possibilità di tempo indeterminato successivo e deve essere comunque disponibile a trasferte anche lunghe in tutte le parti del mondo perché vanno a fare l'assemblaggio, il montaggio dove c'è bisogno di farlo, e quindi non solo in Italia ma in Europa e anche in altre parti del mondo. Uh-huh. Il luogo praticamente la partenza è comunque l'azienda è di Rosta, il centro per l'impiego di appartenenza è Rivoli, che è il mio centro. Uh-huh. L'indirizzo è in via della Riparia 4 a Cascina Vica. Ecco, questo è molto molto interessante come offerta, tra l'altro le trasferte vengono anche ben pagate, quindi è interessantissimo per chi ha queste caratteristiche che corrispondono appunto alle richieste che fa l'azienda. Dimmi, prego. Assolutamente, bisogna anche tenere presente che un momento di molta calma per quello che riguarda l'industria, questa è un'attività credo abbastanza appetibile e quindi interessante che farsi avanti se si hanno le caratteristiche. La scadenza è il 18 di settembre del 2009. Benissimo, andiamo avanti con la prossima offerta. In questo caso mi sembra che il profilo ricercato sia quello di agente promotore di vendita di spazi pubblicitari. Esatto, sempre il nostro centro per l'impiego di Rivoli, sempre via Riparia 4,
praticamente richiesta un agente promotore di vendita i requisiti devono essere di avere esperienza nel settore e di, è indispensabile il diploma di scuola media superiore e bisogna avere delle conoscenze diciamo a livello informatico del pacchetto Office. Mm-hmm. È preferibile, non indispensabile, è preferibile conoscere la lingua inglese ed essere automuniti. Mm-hmm. Le condizioni del contratto, inquadramento contrattuale da concordare ed è comunque previsto un rimborso, un fisso mensile più provvisioni, diciamo a seconda dell'andamento delle vendite. Ecco. Mm-hmm. Rivolgersi sempre per enti velivoli, invio della ripari a 4 e la scadenza è il 19 di ottobre 2009. Benissimo, benissimo. Penultima offerta per oggi, andiamo un po' veloce perché il tempo è tiranno. Certo. La penultima offerta di oggi, prego. La penultima è diversa dalle altre, diciamo, è stata fatta abbastanza variegata, è un profilo ricercato e di un estetista qualificata. Uh-huh. E, diciamo, il titolo di studio è una qualifica da estetista con direzione tecnica. Si richiede esperienza pluriennale nella mansione e un contratto si parte con un contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato. Il luogo di lavoro è Torino e diciamo, il punto di appoggio come centro per l'impiego è Torino, Sportello Wellness, indirizzo via Bologna 153. La scadenza è il 17 di settembre 2009 e quindi occorre anche affrettarsi perché diciamo, la selezione sta per terminare. Ecco, molto ambito e tra l'altro molto interessante per chi appunto ha queste caratteristiche, responsabile appunto di direzione tecnica di un centro wellness. Ultima offerta, caro Domenico, la scopriamo insieme, prego. Ultima offerta molto particolare perché praticamente cerca un super tecnico, un tecnico diciamo commerciale, network assistant, praticamente un tecnico commerciale che abbia anche un taglio contabile e che abbia delle conoscenze tecniche nel settore delle reti informatiche e in senso generale delle competenze comunque informatiche. In pratica deve gestire, fare da sai di un'unione tra essendo diciamo, un'azienda in franchising, tenere i contatti con diciamo, la casa madre e le filiali e i clienti diciamo, che usufruiscono dei servizi delle filiali per le reti informatiche da sviluppare. Ecco, quindi una figura molto interessante e ovviamente si richiede molta competenza, molta esperienza. Come titolo di studio è preferibile una laurea in materia umanistica di indirizzo commerciale, commerciale relazionale, o diploma in ragioneria, perito aziendale o equipollenti. Appunto, si richiede esperienza di almeno 3 anni nella gestione di parco fornitori clienti, con particolare riguardo agli aspetti relazionali commerciali. Quindi le competenze devono essere parecchie. Quindi taglio commerciale, taglio contabile e conoscenze tecniche, quindi non semplice da reperire, ma diciamo chi ha queste caratteristiche il tempo sarà ben pagato? Sarà ben pagato, Domenico? Assolutamente sì, adesso non è dato a sapere, però sicuramente ci sarà un buon stipendio per una figura di questo genere. Ecco, allora in questo caso la domanda deve essere presentata dove? Intanto il luogo di lavoro è Pinerolo. Mm. E comunque il centro per l'impiego che si è attivato è Torino tramite il servizio alte professionalità. Mm. E l'indirizzo è via Bologna 153. Mm-hmm. Scadenza in questo caso? Pronto? Sì, la scadenza invece in questo caso è il... La scadenza è il 17 settembre 2009, quindi occorre affrettarsi, il tempo c'è perché è una figura abbastanza particolare, quindi la selezione
sarà poi molto accurata, in questo senso. Certo. Benissimo, questa era l'ultima offerta per oggi. Domenico, prima di salutarti, di ringraziarti, ti chiedo, la situazione sta volgendo verso la luce, si sta tornando il sereno di nuovo nelle offerte di lavoro, nelle proposte ma di assunzione? Ma in effetti ci sono dei settori che stanno abbastanza reggendo, come il commercio. Il problema è che nella sostanza, anche se le aziende per certi versi hanno bisogno di figure professionali, tendono ad aspettare perché c'è incertezza e vogliono capire bene cosa succederà, ecco. Per cui senz'altro, come si dice, dopo un tempo ne viene un altro e quindi prima o poi la ripresa ci sarà. Per ora dal nostro osservatorio siamo ancora abbastanza fermi, noi cerchiamo di fare ovviamente la nostra parte, cercando comunque di tenere contatti con le aziende, anzi ne approfitto oltre che salutare tutti gli imprenditori che ci stanno ascoltando e i telespettatori, anche rivolgere un appello appunto a queste aziende di rivolgersi comunque con fiducia a noi, perché paradossalmente a causa della crisi in questo momento abbiamo una banca dati molto interessante con figure professionali di livello e quindi portatrici anche di gravi fiscali, per cui cerchiamo di essere positivi tutti insieme. Benissimo, Domenico Audisio, responsabile del centro per l'impiego di Rivoli, ti ringraziamo, ci sentiremo prestissimo, speriamo che la luce torni dopo questo terribile buio che ha inondato il mondo. Buona grazie, giornata carissimo. Ci rivediamo in seguito, grazie. Okay. Grazie. Cerea, torniamo tra pochissimo, l'appuntamento continua ancora qui a Cerea con il nostro avvocato, l'avvocato Eros Nosenzo del Foro di Torino. Restate con noi.